Ok, carissimi, andiamo a provare questo nuovo Meliodas contro l'uccello. È arrivata l'ora, è arrivata l'ora. Vediamo come va. Allora, come team, personalmente, preferisco ancora quello classico. Quindi, appunto, Matrona, Brunilde, Gother e Meliodas. Pur vero che non ho The 166, quindi anche volendo non potrei sostituirlo a Brunilde perché non avrebbe nessun senso, in quanto principalmente The One è molto figo da usare per la sua ulti 66, perché con lo status che riflette i danni, il 100% dei danni dalla ulti, sapete che è molto figo, molto figo. Brunilde, dal canto suo, anche 1-6, aiuta molto i nuovi giocatori, ma in realtà tutti, però si dice di più i nuovi giocatori perché appunto con la monocopia si riescono a fare i bei dannetti con i Power Strike e la detonazione. Qui siamo in prima fase, quindi voglio ripetere tutto l'uccello e spiegarlo come sempre, perché non è detto che tutti vedano tutti i video, quindi ci sta. Prima fase. Allora, la grande novità di questo Meliodas, in realtà, che è stata introdotta con lui, è che ha di importante, veramente tanto importante, non tanto il danno, che con amplificazione, vabbè, è completamente rotto, ma la riduzione difesa. La riduzione difesa, che è dell'8% ogni due single target usati nello stesso turno, stacca fino al 40% totale e dura per tutta la battaglia. Quindi la tattica base, oltre a tenerci i 4 Power Strike di Brunilde per l'ultima fase del primo piccione, è quella di lanciare almeno due single target d'attacco a turno. Io personalmente vi consiglio di lanciarne due e basta, perché almeno non rischiate che magari rimanete con solo un attacco single target il turno dopo e quindi non potete proccare la passiva. Dopo aver fatto questo, sinceramente siete veramente a posto. Molto difficilmente potete sbagliare. Molto, molto difficilmente. Per l'ultima fase, in realtà, perché devo essere sincero, non si è obbligati a usare Power Strike, però può tornare utile nel caso, magari avete già ritentato un po' di volte il piccione, non vi sono usciti attacchi single target di Meliodas e vi siete rotti i coglioni e avete detto, vabbè, vediamo di farlo alla veloce. Se mettete Brunilde, che ripeto, non è per niente male, non dimentichiamoci di lei, anche se, ripeto, con The One si può fare, anche perché la sua ulti cura, eccetera, eccetera, l'abbiamo già detto. Mi raccomando, appunto, fate staccare la passiva e diventate praticamente immortali. Mi raccomando. Per la prima fase in realtà non c'è molto da dire, cioè il primo piccione è sempre lo stesso, è sempre lo stesso, avrà il damage cap in terza fase, toglie i buff in terza fase, quindi mi raccomando, non che sia un gran problema, però sappiatelo. Quarta fase, in tanti si lamentano e dicono perché non riesco a fare danno? Il motivo è presto detto, in quarta fase lui si mette delle resistenze. Per quello che il Power Strike funziona, perché scala con S. Ok? Quindi arriviamoci ben pronti alla quarta fase. In questo caso io ho un attacco argento di Brunilde più 3 single target di Meliodas, quindi me la sono anche presa comoda in realtà, in quanto ho messo un taunt, ho fatto uno skillappino su Margaret e vabbè, su Brunilde, le confonderò per sempre ragazzi. Su Brunilde e poi sono andato di un single target con Meliodas, infatti qui raggiungiamo il damage cap che è molto facile con lei e lo raggiungiamo
quasi manca, siamo a un terzo del damage cap con lui pure, senza avere tutti i le amplificazioni, quindi non male, non male, ok? E come vedete non ci fa praticamente danno, anzi, anzi, siamo immortali, ragazzi, immortali. Quindi, vi dico, prima fase in realtà direi che è diventata con questo Meliodas veramente uno scherzo. Se, come al solito, sapete come si affronta e quali sono i punti deboli dell'uccello. Presto detto, ragazzi, presto detto. Allora, per il secondo piano, invece, la questione è un po' diversa. Non è complesso. Sinceramente, una volta che sapete cosa fa, può effettivamente diventare il più facile di tutti e tre. Vogliamo allargarci, dire così. Però no, effettivamente è vero. Allora, solita tattica. Andiamo a staccare la passiva di Meliodas. Tutto qui, ragazzi, tutto qui. Quindi, easy peasy, andiamo a fare taunt di Matrona, single target, attacchino di Brunilde e zucchette. Ci serve, sempre in turno 1, se la tiriamo per le lunghe, un rimuovi buff per l'uccello, perché lui si bufferà e farà effettivamente abbastanza danno. Occhio a questo, perché non avendo ancora la passiva staccata di Meliodas rischiate di prendere parecchio danno su Matrona, quindi state attenzionati, eh? Mi raccomando. Chiaramente l'ho fatto apposta a dire attenzionati e non venite nei commenti a dirmi oh mio Dio! Sì, l'ho fatto apposta. In questo caso, occhio, avesse due argento, credo che sciotti, Matrona, quindi occhio. Altri due single target per buffare la passiva, poi andiamo di AoE e zucche, solita storia. Seconda fase avremo bisogno di un taunt, quindi se ne avete un altro che vi arriva non buttatelo perché ci serve, altrimenti l'uccello vi sciotta. Mi raccomando, potete fare come in questo caso ho fatto io, invece di levare i buff, semplicemente lo tirate giù e siete a posto. Qui mi è andata di lusso perché in realtà non ho trovato nessun taunt, ma nessuna provocazione, ma avevo quella vecchia dei turni di prima. Quindi ero tentato di abbandonare, ma ho detto vabbè, vabbè. La tattica è sempre quella, tenetevi due single target per staccare la passiva, perché non ne butto di più, perché effettivamente è più sensato tenerne due per ogni turno, piuttosto che usarne magari tre e il turno dopo averne solo uno e quindi non poter far nulla. Per quanto mi riguarda, finché non avete 5 stack, temporeggiate. Fase 2, il nostro amico piccione ha un piccolo revive, quindi dovete buttare un'altra carta per far sì di ucciderlo, come avete visto. Mi raccomando. Poi, qui direi che possiamo gestirci tranquillamente la mano, in quanto appunto dobbiamo fargli quel poco danno, quindi buttiamo le carte che non ci servono. Ormai il rimuovi buff non serve praticamente più, a meno di qualche passiva strana. Terza fase, il trucco, visto che molti comunque lo chiedono o non lo sanno, è che se voi raggiungete il damage cap due volte sull'uccello in questa fase, recupera, refulla la vita, la sua vita. Quindi state attenti. Vi consiglio di... Scusate il singhiozzo, vi consiglio di lanciare la ulti, una ulti, un attacco 2 stelle, in qualche modo fare questa quantità di danno, un terzo di vita, dai, super giù. Si può fare in vari modi, come avete visto, non è che deve essere un attacco singolo, però il consiglio generico che vi do è quello di raggiungere il damage cap una volta, 160.000 intorno, dai.
E poi lo andiamo a shottare turno dopo. Quindi in due turni si supera la fase 3. Niente di troppo complesso, tenetelo a mente e andiamo felici fino alla fine. Visto che ho ancora da staccare un po' di passiva e non sarebbe una brutta idea, ho detto vabbè, buttiamo due single target e terminiamo nel caso con la ulti. Ma a quanto pare non è servito perché mi dimentico sempre quanto sia forte Meliodas. Però appunto ragazzi, fate, è da provare un po' comunque, non è che potete arrivare alla prima e farlo. Dovete prendere anche dimestichezza con la vostra squadra. Farci un po' l'occhio sugli attacchi, vedere quanto danno effettivo fanno. Quarta fase non è complessa, fate attenzione che fa male comunque. Potevo dire fa male l'uccello, ma sarebbe stato incredibilmente orribile come frase. Fate attenzione, quindi andiamo a fare in questo caso le ulti. È un single target così da staccare anche l'ultima volta la passiva, che non fa male. E alla UE ho fatto, ok, va bene, chiedo venia. Giustamente, perché le due ulti sono single target, vedi c'era un motivo. Le due ulti erano single target perché vi ricordo che nella passiva di Meliodas calcola anche le ulti, qualsiasi attacco che fa danno. E come vedete, a parte l'AOE che effettivamente un pelino toglie, il resto non fa veramente più male in questo caso. Quindi stiamo a posto ragazzi. Quello che vi consiglio è di magari stallare un pochino se avete la vita tanto bassa, caricare la ulti di Brunhilde, farla e recuperare un po' di vita, ma... in questo caso non serviva. Quindi abbastanza liscia come cosa. Poi, terzo piano del maledetto uccelloide. Allora, è dipendente molto dalle passive che trovate. Io personalmente, non volendo spendere troppe pozioni, cerco di lo provo sempre a finire finché non mi muore la squadra, perché se riesco a farlo anche con passive un pelo più complesse, butto meno pozioni, semplicemente non mi va di resettare a vuoto. Comunque, fase 1 del terzo piccione. State attenti perché avete la passiva 0, lui farà un sacco di danni, gli farete poco male perché è veramente tosta la prima fase, veramente veramente tosta. La tattica è comunque sempre la stessa. Adesso mi è capitato, è capitata la passiva, come vedete, che ogni volta che lo attacco lui prende resistenza. Fortunatamente un buff, quindi glielo possiamo rimuovere con l'attacco di Matrona. Direi abbastanza fondamentale per il terzo piano Matrona, perché sia col taunt che con il rimuovi buff fa veramente è stata costruita veramente apposta per questo. Quindi rimuoviamo, andiamo a fare power strike, non tenetevi carte ragazzi, buttate gli attacchi quando potete, non risparmiatevi perché servono bene o male, poi li riottenete. Tattica sempre uguale, ripeto, due single target più power strike e AOE che fa la sua porca figura, come sempre. È un po' ostico effettivamente, io vabbè, contate che ho iniziato in realtà con poca vita dal piano scorso, però come vi ho detto volevo comunque provare a vedere come andava. Matrona ci salva, non ho l'artefatto delle druide, quindi ok, però me la sono cavata lo stesso. Doppio single target e AOE, facciamo staccare la passiva tranquillamente, recuperiamo un po' di vita nel mentre. E questa è la tattica ragazzi, né più né meno. Ovvio che per poter resistere ai danni che fa il piccione dovete per forza di cose avere equip buoni, non potete sperare che Gesù vi aiuti.
è vero, riduzione danni e tutto quello che volete, ma dovete di base partire bene, perché all'inizio non avete riduzione danni. La buildate nel tempo, quindi occhio. Qui lo stronzo inizierà a sigillarvi robe. Fate attenzione a cosa usate, mi raccomando. Perché le due stelle le sigillate, quindi blocco, eccetera. Mi raccomando. E cominciate anche a pensare alla mano per la terza fase. Quindi pensate in prospettiva. Allora, seconda fase. Lui in questa fase si è messo lo scudo magnifico. Questo scudo riflette, mi pare, il 25% dei danni fatti. Non è un grosso problema, ripeto, perché comunque sono veramente pochi i danni che riflette. Non fatevi troppi problemi ad attaccarlo, quindi mi raccomando. Se potete, però, rimuovetelo. Vi ricordo che l'attacco di Matrona toglie i buff, e questo è contato come buff perché è blu lassù in cima, se ci fate caso. Quindi vi ricordo che appunto si può fare. Qui non l'ho rimosso con la ulti prima perché era un test, volevo semplicemente testare quanto danno si beccava Matrona. Test riuscito, non è stata disintegrata, quindi ok. Qui vabbè, lo stack di riduzione danno si fa sentire già. Debuff a non finire, quindi shock, eccetera eccetera eccetera. Teniamo sotto controllo la ulti, buttiamo single target come sempre. E prepariamoci anche le carte per la prossima, perché la prossima non è complessa, però in massimo 3 turni io vi consiglio di farla, la terza fase, perché poi vi inizia a sigillare buff, debuff, attacchi e tutto, e poi non giocate più, dovete resettare. Quindi idealmente 2 turni, volendo anche 3, però vi consiglio 2. Qui ci sta andando in realtà non malissimo, stiamo beccando un po' di saraccate nella schiena, ma ok. Praticamente tutto il danno che prendiamo viene coperto dalla passiva di Matrona, quindi abbiamo sopportato anche troppo bene. Ovvio ragazzi, ci sono modi di giocare, ma non starò a ripeterlo. Se voi giocate a vostro modo, io gioco al mio, qui è una guida per far notare i punti deboli del piccione, non tanto per dire ah, hai sbagliato, dovevi giocare quella, fai prima. Sì, ci saranno indubbiamente dei campioni del piccione lì fuori. Non sono io, non sono io, ok, mettiamolo subito in chiaro. E non mi voglio nemmeno accollare quell'appellativo, cioè campione dell'uccello farebbe abbastanza ridere. Allora, come vedete, altra barriera. La possiamo tranquillamente togliere, andiamo di single target, un piccolo potenziamento. E il prossimo turno direi che tranquillamente possiamo vedere se riusciamo a tirarlo giù. Devo dire che la passiva della resistenza è rompipalle, ma poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. Sta facendo, ci ho pensato adesso, sta facendo il piccione la stessa cosa che stiamo facendo noi. Riduce i danni presi. Bellissimo, bellissimo. Quindi qui ci è andata in realtà molto bene. Possiamo fare skill up e andare di single target abbastanza tranquillamente. Almeno ci carichiamo la ulti di Meliodas e facciamo un bel po' di danno in realtà. Ho voluto tenere, a quanto pare, le carte di Meliodas per usarle in ultima fase, forse. Ok. Quanto ci vado preciso qui? Appunto. Avevo questo presentimento, effettivamente. Però ci sta. Come vedete, in realtà è una buona occasione per farvi vedere sta roba. Lui si baffa a 3 turni. State attenti. La riduzione è servita. Avevo anche un 3 stelle di Gother, quindi
motivo in più. Il fatto è che vi inizia a disabilitare robe e si mette immunità. Quindi se voi non avete un rimuovi buff, ce l'avete un po' nel di dietro. Quindi mi raccomando, tenete conservate le carte di Matrona. A me è andata male che avevo anche... male, tra virgolette, avendo anche la passiva dello scudo. Questa è stata una passiva un po' stronza. L'eroe torna in vita con 50% DPS, però ho detto non voglio resettare. Proviamola, andiamo avanti come al solito. Non voglio buttare pozioni. Che tra l'altro, piccolo discorso, il mio consiglio è quello di darvi un limite, non per i giocatori free to play, eccetera, 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 soprattutto quelli che fanno andare molte pozioni nel farming, che sono assidui farmatori, non farmate l'uccello a profusione, andateci con calma, datevi un limite, soprattutto per il terzo piano, datevi un limite, perché va a finire che... fate andare 30 pozioni come niente tentando di fare il terzo piano. Ed è successo, ragazzi, eh? Non a me, ma è successo. Quindi non ne vale così tanto la pena far andare tutte quelle pozioni per 3 pezzi di coso che dà l'uccello. Quindi mi raccomando, eh. Poi ognuno faccia come vuole, quello è il mio consiglio. Se riuscite a farlo entro 5-8 pozioni, ok, altrimenti lasciate stare. Lo fate la settimana prossima, riprovate. E qui in realtà togliamo i buff al nemico, andiamo a fare la ulti di Brunhilde, ci recuperiamo un po' di vita e niente, recupera vita anche lui perché è un copione e puff puff. Come vedete anche con questa passiva un po' delle balle siamo riusciti a batterlo, merito di Meliodas. A sto giro devo fare i plausi effettivamente a questo personaggio perché rende questo scontro, se lo conoscete e se vi gira abbastanza bene, non per forza ma abbastanza bene con le passive, ve lo rende veramente molto più facile. Quindi, se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo Meliodas utilizzato in questa maniera... nel piccione e nada, ditemi se l'avete trovato, ditemi quello che volete, dai, ciao carissimi.